Un caro saluto da Mario Giulianci e gli amici di Vivere Pesaro. Che tempo farà in questa settimana che sta per iniziare? Bene, diciamo che lunedì sarà ancora con rovesci temporali, soprattutto nel pomeriggio, e limitatamente alle zone interne per la coda della perturbazione che è giunta sabato e che poi ha insistito anche domenica su gran parte dell'Italia. Martedì e mercoledì tempo un ulteriore miglioramento con qualche isolato rovescio temporale pomeridiano, sempre nelle zone interne. Poi tra giovedì e venerdì, sempre dalla prossima settimana, bel tempo sia su Pesaro che provincia. Ma attenzione, nel prossimo fine settimana, quello del 25-26 maggio, è previsto l'arrivo di un'altra forte e intensa perturbazione che dovrebbe interessare tra sia sabato che domenica della prossima settimana, sia Pesaro che la provincia. Le temperature resteranno ancora un po' fresche perché, diciamo, risaliranno un po' tra il 20 e il 23 fino a portarsi sul valore massimo intorno a 20-22 gradi, che sono valori al di sotto della media, ma poi nel prossimo fine settimana scenderanno di nuovo sotto 20 gradi, quindi un fresco più intenso. Termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.